Anche qui le lacrime della vittoria, no? Come abbiamo visto con De Giorgi. La fine ha fatto burraco, come si suol dire. Facciamo le prime dichiarazioni. Riusciranno a farla parlare? Avanza la difficoltà. Io non so che dire, tanto affetto, tanto amore, tanto entusiasmo, tanta motivazione, veramente non so che dire. È stata la campagna elettorale più affettuosa che la gente di Lecce abbia avuto per me, ma poi per me comunque, qualunque fosse stato l'esito, già il fatto di essere stata insieme con tutti i miei amici sempre, per me... Grazie. Accanto a lei Paolo Pagliaro e Ugo Lisi, che a un certo punto si sono messi al suo fianco per andare avanti e ottenere questa bellissima vittoria. E sono stati bravissimi, perché è stato un lavoro di squadra e di cesello politico che è stato fatto nel tempo, perché tutte e due loro avrebbero assolutamente meritato, al pari di me, di poter fare i candidati. Hanno deciso, forse, io credo sinceramente, anche forse per un fatto simbolico, in fin dei conti io rappresentavo uno degli elementi che avevano anche contribuito a rompere il centrodestra, no? E quindi adesso io potevo essere quella che lo riuniva alla fine della mia carriera politica, e questo è stato il regalo più grande che mi hanno potuto fare tutti loro. Senatrice, ha un altro incarico, quello di costruire la nuova classe dirigente. Sì, ma non sarà difficile, perché abbiamo già visto con le liste, che sono state delle liste molto belle, nelle quali ci sono delle belle esperienze del passato, ma ci sono tantissime donne e tantissimi giovani, e la cosa bella è che sono stati uniti tutti sino alla fine, il che vuol dire che ci credevano fino in fondo. Ho visto che mi hanno telefonato, il primo che mi ha telefonato è stato Valditara, poi che mi ha detto che mi aspetta per il campus, che lui è già pronto. Sì, me l'ha detto, guarda, ti sto aspettando per il campus. Credo che la Meloni abbia telefonato, perché ho visto che stavano chiamando alla batteria. Abbiamo quel biglietto, non avevi quel biglietto che hai fatto vedere in Piazza Santoronca? Sì, anche quello. Il biglietto per Roma? Sì, sì, avevo fatto il biglietto per Roma, quello l'avevo concordato con Raffaele Fitto. Mi fa neanche un altro per Bruxelles. No, no. Si consolida l'asse tra Lecce e il governo centrale a questo punto. Ma certamente, so che il governo centrale è molto attento al Mezzogiorno, e devo dire che sono anche felici che io possa rappresentare una fettina del Mezzogiorno, perché grazie a loro, insomma, mi riconoscono delle capacità di sapere progettare e programmare. Progetti li abbiamo fatti insieme con loro, con tutti quanti, quando abbiamo scritto il nostro programma, programma che è stato in fin dei conti validato da tutti quanti i ministri che si sono succeduti, e quindi mi stanno aspettando a Roma, per cui ci andrò nei prossimi giorni. L'esecutivo non avrà più l'imbarazzo dell'assetto a questo. Ma sì, ma non sarà solo l'esecutivo, ci saranno tante cose da fare, ci sarà l'esecutivo, ci sarà il premio di maggioranza, e ci saranno una serie di situazioni per cui ciascuno troverà la sua collocazione, e non soltanto della maggioranza, perché ci sono persone che meritano, indipendentemente dal fatto che si trovino in maggioranza.